Il colpo della gang italiana alla banca del Mundial inizia a Fiumicino. In valigia un paio di stagioni stropicciate, lo spazzolino da denti, un fagotto di critiche più o meno severe. Poi il bagaglio a mano, poco ingombrante, che raccoglie speranze e illusioni. Gli azzurri volano incontro all'avventura spagnola. Sull'aereo ognuno segue un rituale diverso, chi gioca a carte, chi concede interviste, il registratore non è ancora oggetto proibito. Chi mangia cioccolata. Chi dorme. Chi ascolta musica. A Vigo la cattedra dei primi esami, professori duri e inflessibili, polacchi, peruviani e docenti del Camerun non regaleranno voti. Ci fa paura la genialità di Boniek. La ruvidezza somatica di Mr. Tim. L'agilità del portierone Nkono. La promozione arriva, non certo a pieni consensi, grazie ai due gol belli quanto soli di Bruno Conti e Ciccio Graziani. Si rifanno i bagagli, destinazione Barcellona. Stavolta lo spazio per i sogni è più ampio. Paolo Rossi sembra pensieroso, lontano dai livelli abituali, forse non sa che per lui si avvicina il tempo del tris. La forma di Pablito preoccupa e in un momento delicato cadono un paio di tegole che turbano l'ambiente azzurro, l'interrogazione sui cosiddetti premi e l'attrito coi giornalisti che sfocia nel silenzio stampa. Dino Zoff, il più taciturno secondo costume friulano, viene designato quale portavoce dei giocatori e diventa suo malgrado il più loquace. Gli altri si concentrano sul girone di ferro che li attende. La piscina è un classico. Qualcuno gioca a Giulietta e Romeo. Continua il ping pong delle polemiche. Per battere l'Argentina, come suggerisce Dieguito Maradona, bisognerà fare i salti mortali. Tardelli e Cabrini mettono le ali a una Fenice che finalmente riesce a staccarsi da terra. Il silenzio rimane ma torna il sorriso. Per ridimensionare il Brasile occorre un po' di fortuna. Vi ricordate il pokerino sull'aereo? Bene, Rossi non bleffa, fa suo il piatto con un tris che lascia tutti di stucco. Il centravanti, ripetutamente contestato, diventa San Francesco per la patria pedata. Guardate le tifose brasiliane prima e dopo la cura Italia, provocanti e allegre prima del fischio d'inizio. Sull'orlo del suicidio a fine partita. Per Bearzot prima solo attacchi, ora soltanto baci. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.
l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata. Tochi si rivede, fra la nazionale azzurra e la finalissima c'è di mezzo la Polonia. Il signor Rossi esce prepotentemente per altre due volte dall'anonimato. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera. In Brasile siamo noi, sul campo e sugli spalti. L'Italia metà dovere, metà fortuna. Viva l'Italia. L'Italia sulla luna. Rossi e Cabrini salutano rivolti alle tribune. Ciao Boniek, ci vediamo a Torino. Noi abbiamo un appuntamento coi tedeschi. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia. Curiosità, personaggi, polemiche, scandali fanno indubbiamente parte di uno spettacolo che però basa la sua universale fortuna sul gol. Il gol, il momento, l'attimo che esalta chiunque, anche chi per la prima volta si avvicina a questo gioco. E il brivido che fa impazzire la folla e che crea i grandi personaggi, Meazza, Piola, Leonidas, Fontaine, Müller, Rive, i Pelé, i Rummenigge, i Paolo Rossi. Ecco infatti una rassegna dei gol più belli della prima fase e tutti quelli dei gironi successivi, delle semifinali e delle finali. Il servizio è stato curato dalla redazione sportiva del TG1. Brasile, Unione Sovietica. Eder. Italia, Perù. Bruno Conti. Argentina-Ungheria. Maradona. Brasile-Scozia. Neri. Zico. Eder. Falcao. Germania-Cile. Rummenigge. Moscoso. Francia-Kuwait. Platini. Polonia-Perù. Buncol. Argentina-El Salvador. Bertoni. Brasile, Nuova Zelanda. Zico. Francia, Austria. Genghini. Polonia, Belgio. Boniek. Boniek. E ancora Boniek.
Italia-Argentina. Tardelli. Cabrini. Passarella. Irlanda del Nord, Austria. Hamilton. Pezzai. Kintermeyer. Hamilton. Unione Sovietica, Belgio. Oganesian. Brasile e Argentina, Zico. Serginho. Junior. Diaz. Germania-Spagna. Litbarski. Fischer. Zamora. Francia-Irlanda del Nord. Gires. Rocheteau. Rocheteau. Armstrong. Gires. Italia-Brasile. Rossi. Socrates. Rossi. Falcao. Rossi. Italia-Polonia. Rossi. Rossi. Germania-Francia. Litbarski. Platini. Supplementari. Tresor. Gires. Rummenig. Fischer. Sono decisivi i rigori. Bossis. Rubes. Polonia-Francia. Girard. Scharmach. Majewski. Kupcevic. Kurjol. Ed ecco i gol della finalissima. Rossi. Tardelli. Altobelli. Breitner. Ma l'Italia è campione del mondo.